Che ti sei fatto vecchio, non fanno più per te le ragazzine. Prova a guardarti un poco nello specchio, te la vuoi dare una regolatina, ma non ti accorge come fai fetecchia quando cerchi di far giovanottino. Le orecchie di mercante, allora ti dirò 3-4 paroline e ti convincerò. Oh, Gabi. Ti ha mai visto Filomena, che la bionda ai 16 anni, quando ti alzi la mattina con la tosse e con l'affanno? Ti ha mai visto Margherita, quella super maggiorata, quando senti la partita sul divano addovecchiato? E ti ha visto Carmelina, quando resti dentro al letto con l'artrosi cervicale e qualche altro doloretto? Invitiamo sti ragazze a venire un po' da noi per vedere al naturale che bel maccio che tu sei. Che c'è non ti conviene di sentire, è comodo per te, fa finta niente, ti infili il pantalone per uscire e lascia a casa tutte scassamente. È permesso? Si può? È permesso? Mi hai chiamato dicendomi che avevi un grande scoop per me. Mamma, va a Sanremo! Ah, Sanremo! Grande manifestazione! Ma i soldi li avete portati? Certo che li ho portati, sono 50, come d'accordo. Ma prima, quando suonavo, mi avete ripreso? Certo! E allora sono altri 50 euro. Sto ragazzo è peggio delle macchinette mangiasoldi. Anche questa missione è con... È permesso, si può, posso, mi presento, si può. Fosse una vodka vista bene, e si presenti con una sola domanda. Eppure fu il presentatore, ma una vodka si presentasse buona. Posso entrare? Ma voi siete già entrato. È vero che la signora Loredana stasera canterà a Sanremo. Ma... Scusate, chi me l'ha detto questa cosa? Mi è stato detto che la signora Loredana stasera canterà con Nino D'Angelo. Piccolo scoop! Ho anche pagato per questo! A vostro figlio, proprio a vostro figlio! E Uaglione farà molta strada! Mio figlio! Ma questo è proprio un figlio in roccio! E io sapevo, quello mio figlio è peggio della Gessoline! È Guitalia! Se la signora Loredana porterà qualche personaggio importante! Momento per questo grandissimo scoop, sempre l'Arte Caffè, dove la titolare ci inizierà con un brano particolarissimo dove parla di questo uomo. Signori, Loredana con Geppino! E si va passa con vicino, questo profumo è da Chanel. Pure ti hai spartato un po' di me, ma se non pigli iniziativa, allora venghiamo a tutte. Fino a casa dove la figlia, a tuo stampa, di vivi guagliare, a te notta così non ne passa cervina, già pure non ne voglio proprio vorrei. Sotto a casa ti sto a aspettare, ti dici sto qua, a tuo scappa, a te notta così non ne ma di notte così non ne posso cervina già vuole dormire. Camo mille ne ho prese per te, ma chi c'è già fa e chi forte è. Poverino se ho spacco non sei tu l'ombretto ti fanno scendere. Festeggiate, grande scoop! Pensate chi hanno arrestato! A mia moglie! Indovinate chi hanno arrestato! E allora sono pigliato a mia moglie! Oh,
Marone, che lo possa mettere sotto una pagnola nuova. Avete capito a chi hanno arrestato? Allora, a chi hanno arrestato? A Passerotto, Mommoso sta in avuta. Questa sera all'Arts Café Grande Scoop ci sarà proprio con lei, la proprietaria di questo grandioso locale, che farà un brano particolarissimo contro gli aumenti delle bollette. Non mica caro il gas, Loredana! Eccoci con questo grande spettacolo che arriverà, andremo a Parigi! Ma andremo? Noi andiamo a Parigi, tu non ci vieni. Andranno a Parigi? No, no? Perché io a Parigi vado spesso. Ah, va spesso a Parigi. Sì. Quindi con questo grande spettacolo la nostra grande titolare Ma qua titolare, sono la titolare, un grande artista la titolare, ma che. Vabbè, grande artista! Sì. Andrà a Parigi. Loredana. Loredana. Con tutto il gruppo. Con tutto il gruppo! Tranne lui, chiaramente, che non ci serve. Tranne me. Vabbè. Va a Parigi. Va a Parigi. Come si chiama questa canzone? Te la vuoi fare una foto? No, non è il momento adesso di questa foto! Te la vuoi fare una foto? Te la vuoi fare una foto? No! Lo disse scemo, va a Parigi, ciao! Allora noi con tutto il gruppo, l'eredale e il suo gruppo, dall'Art Café direttamente a Parigi e cantiamo te la vuoi fare una foto! Maestro, please! È permesso? Si può? Posso? Qui. Sta pure la televisione! E chi l'ha avvisata? E perciò, è questa che l'ha avvisata. Ma scusa, sì, famosa! Che famma, famosa, più famosa della nostra, la famma. Dimmi la famma, qua! Ho saputo che c'è una grande artista francese. Vi prego, fatemelo fare questo scoop, se no devo chiudere la televisione. Fermi, fermi, ci sono anch'io! Ecco serviti il caffè! Natazzume, il caffè! Posso? Prendo? Bevo? Vado? Ma fa sempre questo! Ehi, a volte anche peggio! Ma voi che ci fate? Non siamo solamente noi e quel poveretto del cabarettista! Ci stiamo riposando! Qui c'è tanta bella gente tranquilla! Ah, ma non è possibile, ma tu vedi che pare a me lo fai il video! Voi siete sempre intenzionato ad accasarvi? Certo, sì. E vi piace con la signorina? Molto, molto interessante. Allora andate e conquistate. Ma io veramente non so come si conquista una donna. Ma vi posso aiutare io? Se mi fate fare la televisione, vi aiuto io! E se mi aiuto a conquistarla, ti faccio fare anche la lavatrice! Tengo tutto un calore dentro! Ah! Ah! A chi mi ha messo sto mozzicone in tasca? C'è? Sono in ritardo? È venuto con l'effetto ritardante! Non ci vale, dobbiamo aiutare il nostro amico! C'è a fare cosa? C'è un appuntamento con una ragazza! E però non sa! E allora vado? Oso? Mi butto! Buttati! Buonasera, signorina! Buonasera! Ma buonasera! Buonasera! Ehi, ma che faci? Guarda adesso e mi ha maniato a me! E allora suggeritemi qualcosa, che devo dire? Che deve dire? Vorrei scambiare due chiacchiere con voi, mia dolce donzella. Vorrei scambiare due chiacchiere con voi in coppa a carrozzella. Ma perché sta in coppa se c'è una pezza? Signora, mi vedo sulla sedia a rotelle. Ma che state dicendo? Io sto bella, fresca e tosta. Signora, i suoi occhi mi illuminano il cuore. Brava. Signora, i suoi occhi mi illuminano il cuore. E a così ho conquistato mia moglie. Così ho conquistato mia moglie. Ma allora siete sposato? Ma che mi fate dire? Chi è stato? Ma insomma, è mezz'ora che state qua. Che mi volete dire? La mia vista si annebbia. La mia vista si annebbia. Davanti al vostro cospetto. Davanti al vostro cospetto. No, l'hanno vista che annebbia fuori all'olivetto. L'hanno vista che annebbia annanza all'olivetto. Avrei vista solo dannanza all'olivetti. Il vostro aspetto è quello di una sovrana. Ah, questo è bello, il vostro aspetto è quello di una sovrana. Ma aspetto in coppa Domiziano.
Stava aspettando la domiziana. E se lo prezzo è buono, venimmo con tutti e tre, cavoli. Ho me niente. Sento qualche cosa, c'è un segnale da questa parte. Cosa avete qua? Le chiavi! Ti cerchiamo! Cerchiamo! Vi possiamo dare!